Guarda che meraviglia. Amici, erano 4 giorni che non registravo, mi mancavate. Signori, buongiorno. Bentornati in un nuovo video, bentornati in una nuova video ricetta sul canale. Signori, per descrivervi la preparazione che andremo a fare oggi, avete presente quando d'estate fate l'insalata di pomodori? Nel fondo della terrina si libera l'acqua del pomodoro, i profumi dell'insalata e fare la scarpetta lì dentro è l'apoteosi divina. Oggi, amici, andiamo a fare una focaccia bianca a base Poulish, quindi con un prefermento che andrà a rendere il boccone molto scioglievole con pochissima tenacità ai pomodori. Ieri sono andato nell'orto a raccogliere i pomodorini, ne ho raccolti un capitale, li andremo a mettere anche questi qui che sono meravigliosi e sarà pronta in poche ore, perché ci metteremo poche ore, ma soprattutto vi voglio fare vedere passo passo come fare, perché è una focaccia che vi può dare tante soddisfazioni, però nel mezzo di questa preparazione ci sono parecchi spigoli, nel senso che se non trattiamo l'impasto come vuole si molla e non lo recuperiamo più, però se fate come dico io lo recupererete. Cominciamo con la lista della spesa, io già qua sul tavolo tutto quanto, cominciamo a impastare lista della spesa. Ma amici, come ormai ogni volta prima della lista della spesa, vi volevo ricordare semplicemente di supportare video e contenuto con un semplice like, dovete fare così sul telefono, semplice semplice, un commento dove mi scrivete che sapore ha per voi l'estate, che su quella ci potremmo fare un lievitato, secondo me vi fare una roba molto carina, e a iscrivervi al canale accendendo la campanella, rega, questo è fondamentale, mi permette di continuare a portarvi video nuovi ogni settimana e magari di cercare di investire sulla qualità dei materiali, su tutto quanto, e cercare di portarvi dei video quanto più performanti possibili. E niente, lista della spesa, grazie. Allora signori, noi avremo bisogno di 300 grammi di Poulish formato da 150 grammi di farina W280-300 circa, 150 ml di acqua e più o meno mezzo grammo di lievito fresco di birra, 3 grammi di lievito fresco di birra, 10-12 grammi di sale, 200 ml di acqua e 320 grammi di farina tipo 1. Primo punto, come lo fate il Poulish? Il Poulish è un prefermento che, a differenza della biga dove l'idratazione è più o meno al 45%, qua abbiamo un'idratazione pari al 100%, diciamo che abbiamo una sorta di licoli, tra molte virgolette. Il giorno prima, la focaccia si fa in giornata, ma questo lo dovete fare il giorno prima e per farlo, non sto esagerando, ci mettete 45 secondi. Per andare a realizzare il nostro Poulish dovremmo fare praticamente una pastella, come per fare i fiori di zucca in sostanza. Mettiamo in una terrina acqua, farina, lievito, mescoliamo ottenendo uno slime come state vedendo da video, coprite con pellicola e fate fermentare. Dovrà rimanere a temperatura ambiente o comunque 18, 20, 22 gradi al massimo per più o meno 18, 20, 22 ore circa. Capirete che il vostro Poulish è pronto per essere utilizzato quando farà un fungo, cioè all'esterno sarà gonfio e il centro sarà collassato. Nel momento in cui lo vedrete collassato è pronto per essere utilizzato. La domanda che più mi fate è: Pasquano, non ho la planetaria, come posso fare? Ti aiuto io. Se non hai la planetaria la strada è diversa, nel senso che qui dentro o in una terrina abbastanza capiente vai ad aggiungere tutto il Poulish. In una terrina aggiungiamo il lievito, aggiungiamo il nostro Poulish e lo cominciamo a lavorare, gli diamo modo all'impasto di assorbire l'idratazione che ha, poiché qui ce n'è già tanta. Quando l'impasto si sta strutturando, ha assorbito bene quei liquidi lì, poco per volta entriamo con l'acqua. L'acqua vi consiglio di cuore di tenerla in freezer barra frigo, deve essere molto fredda. Vi direi anche se inverno, se impastate a mano, perché così tirate giù la temperatura dell'impasto, l'impasto si rigidisce e voi riuscite a chiuderlo prima e meglio. Se mentre vedete che lo lavorate, in gergo si dice andate in merda, cioè andate nei casini, l'impasto è appiccicoso, non sta insieme, cosa fate? Coprite, lo mettete in frigo mezz'ora. Il riposo ricorderà l'autolisi, strutturerà o comunque migliorerà la maglia glutinica e successivamente andate avanti a giri di pieghe. Fate dei giri di pieghe finché l'impasto non prende una parvenza di struttura, lo rimettete in frigo, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, quello che è, tirate fuori e ripetete l'operazione. Sarà una procedura più lunga, chiaramente, perché avete riposo in frigo, ma riuscirete comunque a chiudere il risultato. Quando avete un bel panetto liscio uniforme, lo tenete da parte e lo fate raddoppiare. Per chi impasta in macchina, chiaramente il discorso è similare, ma è più veloce. In macchina mettiamo la farina con il Poulish e cominciamo a impastare. Aggiungiamo chiaramente anche il lievito e quando l'idratazione del Poulish sarà assorbito, entriamo con l'acqua poco per volta. Quando abbiamo introdotto un po' di acqua, entriamo con il sale, facciamo assorbire, continuiamo con la restante acqua poco per volta. E se avete una pistola a termometro, verificate la temperatura. Tornando al discorso di prima, se l'impasto supera i 28-29 gradi, essendo particolarmente idratato, molla. Se molla,
Dios, cioè Dios, di nuovo in frigo, riposo è più lungo. Quindi acqua sempre fredda, gliene aggiungete poco per volta e non abbiate fretta. Una volta che abbiamo l'impasto, bello strutturato. Una volta che abbiamo ottenuto il nostro impasto, giro di pieghe, lo mettiamo in una terrina e lo facciamo riposare una mezz'oretta. Dopo vi spiego perché. La dose che andrò a fare io sarà una dose doppia perché ho una famiglia molto numerosa. La dose che vi ho dato nei commenti e tutto quanto è una dose per una teglia 20x30 che vi verrà più alta. Se invece volete farla un po' più bassa, utilizzate una 30x40 e vi verrà più bassettina. Io andrò a fare una e una perché c'è chi piace bassa e c'è chi piace più alta. Mentre che la focaccia riposa, noi andiamo a fare l'insalata di pomodori. Guardate questo trucco. Andiamo a fare un'insalata di pomodori con i pomodorini, basilico, aglio, olio, tutto quello che volete, e l'andiamo a fare prima perché? Perché così adesso il sale andrà a tirare fuori parte dell'acqua dei pomodori e quest'acqua qui ci servirà per andare a condire la nostra meraviglia. E noi con questo colpo qui gli andremo a dare un sapore unico e ogni boccone della nostra focaccia ricorderà una scarpetta fatta in un'insalata di pomodori. Voi potete non credermi, ma a me è partita la salivazione e sto sbavando. Abbondante basilico, uno spicchio d'aglio in camicia, sale, olio, teniamo da parte. Signori, vi voglio dare un piccolo trucco che in queste preparazioni a me sta dando grandi soddisfazioni, ovvero per evitare che la nostra focaccia successivamente al morso risulti troppo forte, troppo tenace, troppo dura diciamo da tirare e meno scioglievole, io che cosa vado a fare? Ho fatto un riposo al nostro impasto di una mezz'oretta circa, lui ha avuto tutto il tempo del mondo di rilassarsi. Adesso lo andiamo a formare, lo andiamo a mettere direttamente nelle nostre teglie e gli facciamo fare l'ultima lievitazione. Questo che cosa farà sì che? Farà sì che evitando di andare a fargli un altro giro di pieghi una volta raddoppiato conferirebbe al nostro impasto maggiore tenacità, perché appunto andiamo a stratificare il glutine e probabilmente c'è il rischio che ci faccia perdere tante belle bollicine all'interno dell'impasto. Adesso tiro giù l'impasto dalla nostra teglia, lo andiamo a porzionare, lo andiamo a mettere direttamente nelle teglie e lì si farà l'ultimo riposo, l'ultima lievitazione prima della formatura finale con le dita. Io come state vedendo lo andrò a cuocere nelle teglie in ferro blu, che sono delle teglie che andranno a conferire maggiore calore e una cottura più omogenea alla nostra focaccia, perché appunto il ferro blu conferisce tanto calore e incorpora tanto calore. Per chi fosse interessato io vi lascio il link qui sotto in descrizione, lo comprate da Amazon, non li ho pagati neanche chissà quanto, e se avete dei dubbi, delle curiosità su come trattarle, su come io le ho trattate, scrivetemelo qui sotto nei commenti che sarò lieto di rispondervi. Signori, dopo circa 2 ore, con le nostre focacce che sono belle lievitate, le trasferiamo su un tavolo, tiriamo via la pellicola e con un filo d'olio li andiamo a stendere coprendo l'intera superficie. Se avremo fatto un bel lavoro, il risultato sarà questo: un impasto pieno di bolle e infilarci le dita dentro è una cosa talmente soddisfacente che non ne avete idea. Disponiamo i pomodorini su tutta la superficie per far sì che ogni boccone avrà la sua quantità di pomodori. Copriamo con l'acqua di conservazione tirata fuori nella terrina e inforniamo. La cottura, specialmente con queste placche qui o comunque la cottura per questo prodotto, deve essere molto 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 alta. Io cuocio nel forno con la pietra refrattaria calda bollente a più o meno 230-240 gradi circa e andrò a cuocere indicativamente per un 10-15 minuti, dipende tanto dalla potenza del forno. Controllatela dopo 10 minuti e valutate la cottura. A questo punto la tiriamo fuori, la andiamo a tagliare, un filo d'olio, un pizzico di sale, abbondante basilico, è uno spettacolo, hai l'acqua acidula del pomodoro, dell'insalata di pomodoro e il sapore che avrete in bocca è letteralmente una scarpetta all'interno di un'insalata di pomodori. Vi porterà in estate, in qualunque periodo dell'anno voi andrete a mangiare, la sensazione che avrete sarà proprio quella lì. Bastante. Amorosa. Sembra di mangiare un boccone di un pezzo di pane tocciato dentro a una insalata di pomodori ed è una cosa deliziosa. Io che amo letteralmente questi profumi, ma soprattutto la cosa che più amo dell'insalata di pomodori è il succo che rimane alla base da fare la scarpetta, e questo, ogni boccone sa esattamente di questo. Questa è la prova di quanto un prodotto nella sua stagionalità, quindi nel pieno del
la sua espressione sia in grado di fare da solo una preparazione. Noi non gli abbiamo aggiunto affettati, non gli abbiamo aggiunto profumi, non gli abbiamo aggiunto niente. C'è la schiacciata che fa il suo, è buonissimo, tutto quello che volete, ma ciò che gli dà vero valore è i pomodorini e il basilico che è di stagione. Cercate, questo è un messaggio che forse non vi interessa, però mi fa piacere davvero, cercate quanto più di stagionalizzare la vostra spesa, cercare di comprare prodotti quando sono in stagione, possibilmente a chilometro zero, e valorizzare quello che avete vicino, e sentirete che tutto quello che prenderete avrà un sapore differente, un sapore più incentivato. Amici miei, io adesso vi saluto, mi vado a mangiare questa insalata di pomodori, è stato un piacere condividere con voi questa ricetta, spero possa essere stato di vostro gradimento, vi abbia fatto venire fame, vi abbia intrattenuto, quello che volete. Io vi invito semplicemente a supportare video e contenuto con un semplice like, un commento dove mi scrivete qual è per voi il profumo dell'estate che ci potremmo fare un lievitato, secondo me viene un contenuto bellissimo, e ad iscrivervi al canale per non perdere le prossime video ricette e rimanere aggiornato con i vecchi contenuti. Amici, buon appetito. Madre santa.